Uomo donna e di Bella presenta. Is it 'cause I'm cool? Why you dress like me? Dopo Miss, questa musica ormai è la musica di Miss Italia 2004, appena eletta qualche minuto fa, Cristina Chiabotto di Torino. Parla, ormai sei Miss Italia, puoi dire tutto quello che vuoi. Oh. Tengo a precisare che io vengo da Borgaro, in provincia di Torino. Borgaro. Provincia di Torino. Quanti abitanti ci sono a Borgaro? Penso 34.000, adesso non mi ricordo. E pensa in questo momento la festa che stanno facendo, te lo immagini? Sì, tanta festa. Sono tutti lì che festeggiano, eccetera. Allora, Cristina ha vinto, è la nuova Miss Italia. Sostituisce Francesca Chillemi, quindi da una bellezza tipicamente mediterranea, una bellezza siciliana, ad una bellezza piemontese, da una mora a una bionda. Non molla, eh? Resta ancora qui, che non ha neanche fame stasera Francesca. Insomma, dimmi un po' a caldo le tue sensazioni, che cosa hai pensato quando ho detto il tuo nome? La prima cosa che ho pensato è un mio cugino che ho perso quest'aprile. E infatti voglio dedicare a lui questa vittoria perché è stato il mio primo fan. E poi il nome? Si chiamava Salvatore. Ora ho capito una cosa. Fra i tanti messaggi che hai ricevuto, finisci i racconti. E poi sicuramente sono emozionatissima perché non mi aspettavo tutto questo. Sarà sicuramente un'esperienza dimenticabile, un punto di partenza, non un punto di arrivo. E voglio ringraziare davvero tutti, dalla giuria presente alle persone a casa. Ah, guarda, ti voglio leggere alcuni messaggi che hai ricevuto in questi giorni. Complimenti e mille auguri. La tua maestra Nido. Pensa te, come t'avrà riconosciuto? Eri già così da bambino? No. Ha capito. Sono cresciuta un po' in fretta. Accidenti. Poi, quando ti ho detto, ora ho capito, un altro di questi messaggi dice: tu parti avvantaggiata. Lassù un angelo ti fa per te. Poi, sei davvero bellissima in televisione. Quando è l'ora del verdetto, fai un respiro, sorridi e un abbraccio. È tutto per te. Cri. Poi Cristina, Michela, ho fatto un balletto con voi a San Benedetto, sei stupenda, io voto per te, hai gli occhi lucenti. E poi in bocca al lupo da Carmela Tomei. Poi Cri, hai il sole negli occhi, sei splendida, hai già vinto nella vita. E via, e via, e via, e via, potrei continuare, non ti voglio far piangere, però c'è in linea qualcuno. Noi abbiamo chiesto a tutte e 100 le ragazze di indicarci una persona che avrebbe avuto il piacere di sentire in caso di vittoria subito al telefono. Il cugino Francesco è in linea. Francesco? Buonasera ciao. A tutti, ciao Cug. Ciao Fra. Come hai detto, ciao? Cug. Ah, sarebbe il diminutivo di cugina. Ciao Cug. Che dici Francesco? Niente, io qui sono davvero emozionato. Praticamente volevo ringraziare Cristina, ringraziarla perché per tutte le emozioni che ci sta donando, perché è riuscita a riportare il sorriso nel cuore di tutti noi in un periodo in cui purtroppo non avevamo più la forza di vivere. Grazie a nome di tutti noi, Serena, Francesco, Margot, nonna e famiglia, soprattutto di mio padre e mia madre che non hanno la possibilità di sentire Francesco e di parlare. E la televisione per loro è un mezzo di comunicazione perfetto. Francesco, vedere questo spettacolo mi senti? Massimo. Francesco, mi senti? Sì. Dove hai seguito la nostra serata, Miss Italia? Ho seguito qui a casa mia. Ma eri solo o in compagnia di altri? Sono in compagnia con i miei migliori amici. Con i miei migliori amici. Ma sono ancora lì da casa tua? Sono tutti qui a casa mia. E allora io non li sento, li voglio sentire. Ciao a tutti. Ora va bene, così mi piace. Grazie Francesco, ciao. Ciao. Buonasera a tutti, ciao zio. Ciao zio, come ha fatto a vedere? Perché? Ci sono i miei genitori. Dove qua sono?
Non lo so. Aspetta, l'ho fatto l'altro anno. Aspetta che ora mi porta qualcosa. Okay. Grazie. Io pensavo fosse un panino per me, figurati. Ero già andato lì. Allora, aspetta, l'ho fatto l'altro anno, mi sembra a Francesco lo faccio quest'anno. Come si chiamano i tuoi genitori? Fiorella e Giuseppe. Fiorella? Sì. Giuseppe? Giuseppe. Da quanto tempo non li vedi? Da poco. Da quanto tempo non li rivedo? Sì. Da pochissimo. Facciamo finta che sono 15 giorni che non li vedi. Da tanto. E dopo 15 giorni sono loro due? Sì. I tuoi genitori sono qui! Sono qui! Buonasera, buonasera. Buonasera. Avete già baciato e salutata? E allora andiamo, scusate, non ho capito. Scusa, ecco, bacio della mamma, ci vuole il bacio del papà. Mi puoi prestare un attimo il tuo microfono? Voglio sentire a caldo cosa ne pensa la mamma e il papà. È contenta, chiaramente. No, sono felicissima. No, aspettare no. Sono felicissima per Cristina perché è una ragazza splendida, se lo merita. Non ci sono parole. A giudicare anche dal tifo che ha avuto da altre ragazze mi sembra proprio così. Senti, i miei complimenti. C'è un trucco particolare per fare una figlia così? Serenità, grande serenità. Bravo. Grazie. Allora, infatti hai sentito che effetto ti ha fatto sentire il calore delle altre ragazze? Perché forse è la cosa più bella, la caratteristica che ho notato e tutti noi abbiamo notato, no? Questo grande affetto da parte delle altre ragazze. Ti ha fatto piacere? Sì, tantissimo, sono state tutte carine, hanno tifato per me e anzi vorrei cogliere l'occasione per ringraziarle davvero tutte perché sono state fantastiche. Oh, cioè la nuova corona di Miss Italia, questa è la nuova corona di Miss Italia, la prima che porta questa corona. Allora, avete qualche domanda, amici giornalisti? Tra l'altro, anche voi da casa, se volete fare delle domande, potete utilizzare adesso, fare domanda a Cristina, il numero dei messaggini telefonici, quindi del telefonino, 48444. Scrivete la domanda e formulate questo numero, 48444, per le domande a lei. Chi vuol fare qualche domanda? Ditemi, raccontatemi. Vai, Luca, prendi il microfono e vai. Intanto complimenti vivissimi, non era grazie. Facile, complimenti vivissimi. Grazie mille. Che lei sia bellissima sarebbe superfluo dirlo, sarebbe una banalità. Senta, visto che il cammino è lungo e tra un anno dovrà deporre questo scettro che ha portato benissimo l'altra sua collega, a bagaglio di autoironia, come si sente? Di ironia e autoironia, come si sente? Come stai a ironia e autoironia? Ma io benissimo, sono sempre, appunto questo sorriso mi aiuta sempre e mi sento anche una ragazza divertente al momento giusto e davvero allegra. Cerco di donare il mio sorriso alle persone che mi stanno a fianco, spero di riuscirci. Per ora ci sei riuscita benissimo. Anche gli altri amici giornalisti, avete il microfono là? Volete fare domande? Alzate la mano e fate le domande. Prendeteli, ci sono dei microfoni, li potete portare là, grazie. Arrivano subito. Nel frattempo, se mi trovate la fascia che aveva conquistato, eccola qua, perché dobbiamo dire che tu avevi già vinto il titolo di Miss Sashimo della domani. Di Miss Sashimo della domani. Chi è arrivata seconda in quella elezione, ovviamente, diventa la nuova Miss Sashimo della domani. Chi è arrivata seconda? Clizia Fornasier. Clizia, vieni qua, vieni. Che ho l'onore di metterti la fascia perché, visto la vittoria di Cristina, tu diventi la nuova Miss Sash modella sono domani. Sono contenta di darla a te. Amore, complimenti. Va bene. Abbiamo qualche domanda? Prego. Può dire il nome? Saletto Magrin della Sicilia, volevo chiedere a Cristina a che punto della competizione ha cominciato a crederci, che bene. Poteva essere lei. A che punto della gara ha incominciato a sperarci, a dire è vero, ce la posso fare? Già tra le ultime 12 mi sentivo, tremavo tutto, ho detto è tutto reale, mi sembrava di vivere un sogno. Poi man mano tra le 3 anche mi sentivo sempre più importante. Sempre più in alto e sono arrivata qua e non posso che dire grazie a tutti. Sul finale chi temevi di più delle altre concorrenti? Tra le ultime 3? Sì.
Tutte e due, credimi, sì, perché hanno un qualcosa di particolare tutte e due. Erano, se non ricordo male, Chiara e Ambra. E Chiara, sì. Ambra e Chiara. Altra domanda. Alda Vanzan, Gazzettino. Cristina, sei fidanzata? No. È un momento, chi è? Però. E chi è Alessandro? Questo mazzo di girasoli, di girasole e rose. Ce l'ha raccontato ieri sera. Ma sembrava qualcosa di più di un amico. Sì, però... Aspetta un attimo. Vai. No, cioè, è tutto... Non siamo insieme, io e Alessandro, è tutto... Io ho ricevuto dei fiori da lui, ci conosciamo da tanto tempo e quindi è tutto ancora da vedere. Non c'è niente di definitivo. Tranquillo, babbo. Siamo sicuri? Siamo sicuri? Sì, sì, siamo sicuri. Però ieri mi sera ha fatto piacere, hai detto che è una persona speciale. Sì, sì, è una persona speciale. E quando io ti ho chiesto, se non ricordo male, perché io comincio ad avere una certa età ogni tanto, ma quando ti ho chiesto, ma ha delle speranze, vero? Sì, io ti ho risposto di sì. Mi è venuto spontaneo. Già ritirato le speranze? No. E ha speranze, però c'è ancora un po' di strada da fare per tutti ma e due. Ma ora che sei diventata Miss Italia, le sue speranze sono aumentate o diminuite? Sono allo stesso punto. Bene, sinceramente. Meno male. Altra domanda. Chi è? Che è già in piedi e non lo vedo perché è piccolo? Luciano Regolo. Chi è? Ecco. Luciano Regolo, caporedattore di Chi. E volevo chiederti una cosa. Quest'anno è stato anche un po' l'anno in cui si è polemizzato un po' sul fatto dell'esclusione un po' da Grande Fratello con tanto di annuncio, eccetera. Tu che eri lì fino all'ultimo, avete sofferto veramente così tanto? È solo una polemica, diciamo, capziosa? Avete sentito veramente lo stress di questa competizione più forte degli altri anni? No, assolutamente no, ve lo posso assicurare. Questa competizione così forte di cui si parla non esiste, cioè è tutto un... è ovvio, è difficile legare proprio con tutte e 100, però non c'è la competizione, cioè stiamo vivendo non proprio un gioco, ma un'esperienza bella da condividere tutte con il sorriso, non con la voglia di arrivare. La speranza di arrivare fino in fondo penso ci sia stata in ognuna. Mi piace ricordare che già dallo scorso anno era stato introdotto questo sistema, che più volte ho sottolineato che è giusto che sia così perché è al passo con i tempi. Ogni volta che guardiamo un quiz per dare una risposta c'è l'attenzione, siamo abituati a questa attenzione, fa parte del gioco e dello spettacolo televisivo. Da un lato probabilmente, visto che in televisione molti utilizzano la lacrima per fare ascolto, a Miss Italia non si è pianto mai quest'anno. L'unica commozione ce l'ha data all'inizio di questa dopo Miss Cristina, raccontandoci una cosa di vita vissuta vera. Quelle sono le cose che ci toccano di più. In altri momenti le ragazze hanno vissuto con una serenità assoluta questa esperienza. E poi me l'hanno fatta anche a me questa sera, quindi sono a posto. Qualche altra domanda? Fioretta, e poi... Ciao, sono felicissima perché sei una bella persona. Puoi fare una promessa a tutti qui stasera? Sì. Di restare pura, pulita, bella come sei in questo momento. Oh, ho detto ora delle lacrime. Eccoci là. Un vecchio saggio. Buonasera, vecchio saggio, non è male. Dunque volevo dirti questo, bellissima figliola, che una domanda è questa. Innanzitutto sono d'accordo col verdetto della giuria che il numero 2 era un po' puntato da me e da molti giornalisti, e quindi sono pienamente d'accordo. La domanda a lei è questa: se pensa che il suo futuro sia più da top model o forse andare verso il cinema, verso la fiction? Sì. Se il tuo futuro è più verso il mondo della moda o verso il cinema, la fiction, la televisione, che cosa? Hai già le idee chiare? C'è già qualche sogno nel cassetto? Io sicuramente ho sempre sognato di entrare nel mondo della moda,
inizialmente. Non posso negare che il mondo del cinema mi affascina e lo trovo un mondo anche bello da esplorare. Spero di poter, adesso non voglio pensare a niente, progettare niente. Quello che arriva e deve arrivare, arriverà. Io voglio godermi questo momento. Tra le cose, tra quello che è uno dei sogni, i suoi obiettivi, era quello di diventare, una cosa che ci colpì molto, psicologa criminale. Sì. Ma continui con questa idea, come ti è nata questa idea? Io sto già studiando al liceo della comunicazione, opzione sociale, e ho già avuto modo di conoscere le materie di psicologia, sociologia e pedagogia. E mi ha già il fatto che ho scelto questo tipo di liceo è perché mi interessano le materie umanistiche. Psicologia criminale è un qualcosa in più, è più specifico, e mi piacerebbe continuare a studiare in questo. Bene, da buon psicologo, non criminale, ho già capito che quegli strani cenni che mi stanno facendo sono per indicare una cosa, che c'è una brevissima pausa pubblicitaria. Allora, siamo tornati con la nuova Miss Italia, questa meravigliosa ragazza bionda della provincia di Torino. Come si chiama il paese? Borgaro. Devo passare, cosa scegli? No, devi dirlo anche tu, eh? Dillo. Come Borgaro. Si... Borgaro. Borgaro. Ho detto bene, Borgaro, ne? Ho detto bene. Hai detto bene. Sai che comunque Torino è rimasta nel mio cuore, prima di tutto perché c'è la squadra del Torino che mi sta particolarmente a cuore, gemellata con la squadra che, la quale tifo io, che è la Fiorentina. A proposito, tu per quale squadra tifi? Forza Juve. E io lo dicevo che un difetto doveva averlo. Ma scusi, anche lei? Ma allora è un vizio di famiglia questo. Vabbè. Lei no, signora? Per il Toro? Scusa, devo dare un bacio alla tua mamma. Ah, quindi in famiglia lui è juventino e lei per il Toro. Brava signora, brava. Vederci. Grazie per Miccoli, per Maresca, per Chiellini, eccetera. Allora, riprendiamo le domande. Amici giornalisti. C'è chi c'è? Jenny? Buonasera, congratulazioni Cristina. Aspetta. E volevo dirti che noi abbiamo dato la possibilità ad una Miss che non è arrivata qui in finale di fare la nostra inviata. Quindi la domanda vorrei te la facesse lei, Ilaria. Ciao Ilaria. Ciao. Complimenti innanzitutto. Senti, io sono qui come inviata speciale grazie a Ragazza Moderna, perché quest'anno ho partecipato alle selezioni, ma come vedi sono dall'altra parte, non ero tra le 100. Signorina, scusi, si può alzare un momento in piedi? Prego. Ma. L'anno prossimo. Ma. L'anno prossimo però ci voglio ritentare, lo prometto. Che consigli mi dai e che consigli dai alle ragazze che ci stanno guardando? Grazie. Ma io ti dico che io posso parlare personalmente. La mia esperienza è stata bellissima e l'ho vissuta essendo cioè comunque rimanendo sempre me stessa, spontanea, e cercando di trasmettere quello che ho dentro. Spero sia arrivato il più possibile perché è quello a cui tengo di più. Quindi vivila con serenità e provaci, appunto, sii spontanea te stessa. Non pensare a nessun tipo di costruzione, vivitela pienamente. Altra domanda, ecco Enrico Salvadori. Enrico Salvadori, La Nazione. Complimenti Cristina. Grazie. E dunque, questi giorni sono stati caratterizzati da una polemica presunta tale riguardo ai rapporti fra voi e Ambra Lombardo, che poi è arrivata terza, che si sarebbe sentita vincitrice annunciata o quantomeno super favorita. Ecco, questa cosa ha condizionato il vostro rapporto e secondo te ha condizionato anche l'esito del verdetto, oppure è stata, diciamo, una polemica che fa parte del gioco? Io non la sapevo nemmeno questa, bellina. Dimmi. Sicuramente io con Ambra non ho mai avuto nessun tipo di problema. Lei era tra le favorite con me,
e anche Miss Veneto, la numero 6, che è Crista, che ha preso la fascia, e c'erano altre ragazze tra le favorite. Secondo me non ha influenzato assolutamente, e ognuno di noi aveva un qualcosa di particolare, poi forse un qualcosa è arrivato di più, un qualcosa è arrivato di meno, però tutte avevamo un qualcosa che ci caratterizzava e ci rendeva un po' più rispetto forse alle altre. Bene, altra domanda. Carlo, io volevo fare una domanda ad Ambra Lombardo. Sì, ecco, guarda, è già pronta in piedi per rispondere. Ambra, ci sei rimasta male? Ambra, ci sei rimasta male? Che non ho visto neanche dove. Enrico Salvatore. Salve, buonasera. Dunque, devo essere sincera, e lo sarò, perché è giusto che sia così. Io non mi sono mai sentita la vincitrice, non capisco perché i giornalisti si sono accaniti in questi giorni ad affibbiarmi queste polemiche stupide e senza senso, fuori luogo, per cui io ero la favorita, ero quella che si alzava più tardi la mattina, non ho mai capito, vi assicuro, quando, e anzi mi sarebbe davvero piaciuto alzarmi più tardi la mattina, perché le mie occhiaie stasera lo hanno dimostrato. Non mi sono mai sentita prima non so dove. Era quello, anzi, riportato da qualche giornale. Anzi, dirò di più. Sono stati i giornalisti stessi a darmi queste notizie, certo. Una mattina appena sveglia mi è stato detto: sai Ambra, sei tu la favorita, sei questa tendenza sempre comunque a distigare, no? Tentare di seminare discordie che in realtà non ci sono state, perché vi assicuro, e Cristina Miss Italia 2004 lo può dimostrare, lo può proclamare, io poco prima di entrare le ho detto: Cristina, ti assicuro, per me tu sei la mia Miss Italia, e se tu conseguirai questo titolo io sarò la ragazza più felice del mondo, perché tu sei la personificazione della solarità e lo meriti. Per cui, più di questo, terza Miss Italia, ma cosa posso chiedere di più? È bello da parte tua, è bello. Sono due anni. No, sono 2 anni che io conduco Miss Italia, ho questa fortuna e questo onore. E devo dire che per tutti e due gli anni c'è stata una che è stata indicata lo scorso anno, una, quest'anno un'altra, particolarmente favorita, doveva vincere. Sì, più lei. Che indicata, no. Aggredita poi dai giornalisti, sì, sì. Che però fanno il loro lavoro splendidamente. Bella, la cosa bella è che poi non ha mai, né nell'altra casa, né quest'anno ha vinto quella che tutti pensavano, che ci fosse chissà cosa. Lo ribadisco, se Miss Italia quest'anno ha festeggiato 65 anni, lo dobbiamo soltanto a un motivo. Per questo signore che per 65 anni ha voluto e ha preteso il rigore e la serietà di questo concorso, e la figlia Patrizia lo sta portando avanti con lo stesso grande insegnamento. Quindi se ha 65 anni un motivo ci sarà. Sai chi c'è in linea? Chi c'è? La nonna? Pronto? Signora nonna? Ah, infatti mi sembrava la voce un po' della nonna, dicevo, ma senti, che nonna c'ha? È caduta la linea, vediamo di recuperare la linea. Altra okay. Domanda. Carlo? Chi è? Ecco. Ciao, vai. Ciao Cristina, sono Lucio Palazzo della... Lucio, vai, poi dopo. Lucio, ciao, Palazzo della Gazzetta del Mezzogiorno. Posso, grazie. Si accomoda. No, anche sono stata tanto vai. Tempo, quindi c'ho un po' di diritto, no? Giusto? Le ho tirate su. Cristina, ti voglio fare una domanda. Nella valigia, quando vai a casa, oltre alla corona, che cosa porti con te da questa esperienza? Bella, bella domanda. Tante cose. Sicuramente un ricordo bellissimo. Io mi sembra di aver vissuto un sogno in una grande famiglia, perché ho legato davvero con tutti. Anzi, ci tengo a ringraziarli dal primo all'ultimo, perché sono state davvero bene, me la sono proprio goduta al massimo, pienamente, ho messo tutta me stessa, quindi nella valigia porto tante cose, non so se riuscirò a chiuderla sta valigia. Io cercavo la sorellina, ho fatto così perché cercavo la sorellina. Senti ragazze, mi fate un favore personale, mi fate un applauso a queste persone qua, che sono Giorgia Cavazzano, l'ho detto bene quest'anno, che sono Alessandra Bisegna, che sono Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano e Ivana Sabatini, che sono gli autori di questo programma con me e che hanno lavorato con grande serietà e professionalità. E allora li voglio ringraziare con grande affetto,
unitamente a tutta la redazione che ho citato prima, Wanda Rascollini e la sua preziosa collaborazione, e a tutti gli altri della nostra squadra. Torniamo a noi, altre domande? Vai. Ciao, sono Ciao. Lucio Palazzo della Gazzetta del Mezzogiorno. Oggi in giuria, Cristina, c'era Yuri Checchi, che è un esempio di risultati raggiunti con un grosso sacrificio. Non credi che fra le tue coetanee ci sia una tendenza a cercare di raggiungere il successo nel lavoro subito, senza sacrificarsi e senza lavorare o studiare? Sì, a volte capita, però non mi piace generalizzare questo concetto. Ci sono persone che si sentono e hanno dentro la voglia di imparare, per arrivare a un loro obiettivo, di fare sacrifici e fare sforzi. Persone che magari sentono di raggiungere in un attimo, poi ce la fanno e perché hanno fortuna, o comunque non riescono ad andare avanti, oppure non ce la fanno. E io non voglio generalizzare. Devo dirti che, parlando personalmente, spero di realizzarmi nella vita facendo sacrifici. Allora, forse abbiamo svegliato la nonna, che stava già dormendo. No, signora nonna! Sì! Signora nonna! Pronto? Nonna! Amore, come Ciao. Sono felice, figlia mia! Ciao, cara, sono contenta! Maria! Signora Maria! Sì, no. Allora, Pronto? Mi dica, è contenta di avere la nipote che è la più bella d'Italia? Sono felice, che è Miss Italia. Ma sto piangendo. Sta piangendo? Sono felicissima. Ma è felice, eh? Senta, perché l'ho cresciuta io, è come fosse mia figlia. Signora, sì. Voglio farle una domanda. Sì. Mi risponda però con grande sincerità. Sì. Qual è il suo conduttore favorito? Carlo Conti. Grazie, signora. Un bacio. Con le nonne sono sicuro sempre. Con le nonne sono sempre sicuro. Con le mamme no, ma con le nonne vado sul sicuro. Grazie, signora. Ciao. Buonanotte. Ciao nonna, Grazie. Buonanotte. Ci scusi se l'abbiamo svegliata, però no, la volevamo ciao, sentire. C'è un casino, c'è tutta l'acqua, tutto. La sorellina. E che passiamo la sorellina. Ciao. Serena, vieni qua, da passagomi. Sorellina. Come si chiama la sorellina? Serena. Serena, parla con tua sorella. Chicca, ti voglio tanto bene, sono felicissima. Anch'io tantissimo. Abbiamo organizzato una festa in piazza Città Corrigente, con te, con tutti, ti voglio tanto bene. Non ho capito niente. Abbiamo organizzato una festa. Grazie, Sessa, ti voglio bene anch'io. Senti, come si chiama? Serena. 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 Sì. Parla un pochino più lentamente. Ok. Quanti anni hai? Io ne ho 11 a ottobre. Ah, ottobre 11, allora dobbiamo... Ma vai a scuola domani? Sì, vado a scuola. Ma allora dovresti andare a dormire adesso. No, si fa festa. Abbiamo svegliato tutto il paese, quindi si fa festa. Quindi tutto il paese sta festeggiando? Sì, tutto il paese. Ma domani cosa ti diranno a scuola? Non lo so, credo che mi faranno un sacco di complimenti per mia sorella, eh? E io la voglio tantissimo bene. Senti, dimmi un difetto di tua sorella. Non ne ho. Un difetto disordinata. Ecco. Non è vero. Oh, abbiamo trovato un altro. Vabbè, ti mando un bacio, vai a dormire, vai. Buonanotte, sister. Ti voglio tanto bene, Chicca. Anch'io tanto. Ciao. Ciao, ciao. Beh, oh, tutto quel miele che non abbiamo fatto durante il programma lo facciamo stasera, sono contento. Metalli, vuoi fare una domanda? Se tu me la chiedi, io la faccio. Lo sai che quando mi chiedi qualcosa io la faccio. Allora, Carlo, dovresti girarti un pochettino, no? Perché devi considerare che dietro a te ci sono 99 fiorellini. Sì. E quindi io gli farei un bel applauso, se no, vedi che si ammosciano i fiorellini. Si rattristano. Allora, direi questo, Carlo. Di una loro... portavoce che ci raccontasse che cosa pensa di questa nuova Miss Italia e poi se
magari una delle escluse, quelle proprio che sono state escluse all'inizio. Chi se la sente di dire qualcosa su Cristina? Che pensano proprio di non dover parlare più, e invece devono parlare più di lei. Dai, forza, una portavoce. Vai, prendi il microfono, vai. Ah, ecco. Posso parlare io anche se sono un po' di parte, perché sono del Piemonte come Cristina. Va ciao bene. Avanti. Non importa. Non importa. Va bene, va bene, va bene il Piemonte. Però non ho sentito la domanda, perché no, dovresti dire qualcosa, cosa pensi di Cristina realmente. Lei è una kamikaze, è una kamikaze, si alza e parla. Vai. Così. Con tutto il cuore possiamo dire che Cristina è veramente così come la vedete, è pura, semplice e sincera, è una persona d'oro veramente, tutto quello che fa lo fa col cuore, e fin dall'inizio noi ci speravamo che sarebbe ma arrivata fino in fondo. Ma chi ti favate? Cristina! Vabbè, ora perché è stata eletta lei, o realmente così? Ah, ma non c'è vabbè. Nessuna in controtendenza? Ma... nessuna che una che un po' no, fuori vabbè, dal coro non lo direbbero mai. Euro e poi lassù. Ciao Cristina, complimenti. Euro. Grazie. Sei bellissima. Senti, loro facevano il tifo per te e tu invece per chi facevi il tifo? Ma bella domanda. A me devo dirti che piacevano più persone e tra le mie preferite c'erano, vabbè, la mia compagna, ma tutte, quelle del Piemonte perché sono di parte. Poi mi piaceva molto Clizia, Ambra come, anche come bellezza, ma tutte, non voglio fare nessuna distinzione, veramente, io le ho conosciute anche come scusa, persone, sono tutte speciali. Maria, volevo fare una domanda a Carlo, se posso. Ma no, no, sapere quando ti sposi, quando ti sposi, eh? Quando ti sposi. Ma che domanda, non lo so, intanto lo sapete che ho trovato a Miss Italia nel Mondo la testimone delle nozze, che è Sofia Loren, anzi ancora saluto e auguro buon compleanno alla mia testimone di nozze, appunto Sofia Loren. Poi dovremo trovare la cosa più importante, che è la moglie. Daniela. Allora, una domanda e una proposta. La domanda ti do del tu, perché sono due settimane, sì, che praticamente grazie. Ci vediamo tutti i giorni. Che cosa ti proponi di non fare in questo anno? Di non cambiare mai, quello è sicuro, anzi lo spero per me stessa, perché spero di portare sempre quella che sono io dappertutto, con i miei pregi e con i miei difetti. Se posso migliorare in qualcosa sono la prima, mi metto subito a disposizione, però non mi piacerebbe non cambiare, appunto, rimanere così. La proposta è di fare i complimenti a questo paese che nel giro di 2 anni è riuscito a esprimere 2 bellezze come Francesca e come Cristina, e totalmente diverse, e mi piacerebbe brava, vederle vicine. Brava, brava. Vieni qua Francesca. Seduta, Dice sta seduta, Ecco. Che tra l'altro c'era già stato un incontro tra me e Cristina ancora prima che lei diventasse Miss Italia, perché ci eravamo incontrati in aeroporto e io le avevo detto vai, provaci perché hai buonissime probabilità di vincere. È vero, ti ringrazio tanto. Ah, quindi è stato un incontro casuale e quasi hai stimolato Cristina a presentarci alle selezioni. Sì, perché lei si presentò, mi ha detto tu sei Miss Italia, io vorrei partecipare, io le ho detto io partecipa perché comunque sei una bellissima ragazza, te la trovi in aeroporto, bellissima, cosa e puoi dirle? Augurarle di partecipare, allora, di vincere, abbiamo no? Abbiamo pochissimo tempo, l'ultima domanda. Scusa, non è una domanda, nessuno guarda quella corona, e sembra una regina dei tempi andati, guarda. È bellissima, è stupenda, è la nuova corona. Sì, è bellissima. È la nuova corona, l'abbiamo presentata proprio nel corso della nostra puntata. Sì, mettiti qui, Francesca, dai, così finiamo la gara. L'ultima domanda è rapidissima, chi vuol farla? Vai, Robin. Cristina? Sì, eccomi qua. Ascolta, noi ti abbiamo seguito per tanto tempo, ti conosciamo bene. Ora volevo dirti, se dovessi coniare uno slogan o qualcosa da dire alle ragazze italiane per dirgli quello che tu hai sentito in questo periodo e come convincerle a partecipare a questo concorso, cosa diresti? Allora, io direi tante cose, perché appunto è un'esperienza da provare. Da provare senza pensare al dopo, provare a vivere il momento, momento per momento, godersi tutti gli istanti,
Perché ti dà tanto questa esperienza, dal primo giorno all'ultimo. Grazie. Già a livello provinciale e regionale fare questi tipi di selezioni ti fa credere in un sogno. Allora, mi dicono in questo momento che dobbiamo considerare un'altra fascia. Praticamente vi abbiamo fasciato quasi tutti. La fascia di Miss Televoto, vieni Giusy, grazie, cioè colei che ha preso il maggior numero di voti. Se ci fosse stato soltanto il televoto da casa avrebbe vinto Chiara Perino, che poi è arrivata seconda, ecco, perché poi ovviamente con la somma dei voti anche della giuria artistica e della giuria tecnica invece c'è stato il sorpasso da parte di Roberta. Ecco, allora mettiamo la fascia, ma io ho imparato anche a mettere la fascia. Bravo. Miss Televoto, grazie. Bravo. Allora, avete qualche ultimissima domanda? L'ultimissima in tempo record. Allora, volevo chiedere a Cristina, sono Giuseppe De Girolamo dell'Avanti, però innanzitutto voglio fare tanti auguri a Cristina, un grosso in bocca al lupo, tanti altri successi nella tua vita, e volevo chiedere se tu nella tua giovane età hai viaggiato tanto o poco, e quindi se questo impegno di lavoro che ti porterà ovviamente a viaggiare parecchio ti spaventa o ti fa piacere? Ecco. Io ho viaggiato né tanto né poco, forse è il giusto per la mia età. So che c'è da viaggiare tanto, me l'ha già raccontato Francesca nel nostro primo incontro, e spero di, appunto, anzi per me è un modo per conoscere anche posti nuovi, e sarà impegnativo ma divertente nello stesso tempo, ne sono sicura. Dobbiamo chiudere, preparate una canzone per Cristina. Nel frattempo voglio salutare, se Maurizio me la può inquadrare, tutta questa meravigliosa redazione, con Paola Lodovici, capitana di questa squadra straordinaria, la signora... Lo dico? Grazie di cuore. Grazie. Bacio lei per tutti, grazie del vostro straordinario lavoro. Grazie Luca, grazie a tutti. Paolo De Andreis, vuoi aggiungere qualcosa? Mi piace ricordare solo che non è un funzionario, ma un dirigente. Solo voglio dire grazie Carlo. Grazie a te, grazie a tutti. Patrizia, grazie. Abbiamo un'altra grande Miss Italia. E Cristina, io ti do soltanto un consiglio, due cose per concludere. Uno, ci sarà, e Francesca può essere testimone, c'è una donna che si chiama Patrizia Merigliani che sarà una tua complice, una tua amica, e che sarà sempre vicina a te in questo anno. Io posso aggiungere una seconda mamma. Seconda mamma, quindi è una cosa estremamente positiva. Sabato prossimo hai un impegno con Rai 1, perché ti voglio a Rimini a 50 canzonissime. È mia abitudine dare alla Miss Italia, grazie, la prima uscita televisiva ufficiale, voglio l'esclusiva, Grazie. Bocca al lupo, ragazze, a voi tanta felicità. Grazie a tutti. Ci vediamo presto, la canzone, Vai, pronti? 1, 2, 3, buonanotte. Miss Italia 2004. Arrivederci da Cotonella Underwear, Laura Blu by Refek, Leicard di Agos, Sash Total Look Uomo Donna, e da Bella.